circolare con diverse riviste scientifiche italiane e internazionali. Nel 2013 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alla docenza universitaria come professore associato e coautore di Una storia globale, manuale in tre volumi per le classi terze, quarte e quinte dei licei. Tra le pubblicazioni, Le bonifiche di Romagna, la realizzazione del canale di destra a Treno, dal secolo XVIII al XX, la curatela delle attività di bonifica del territorio romagnolo, percorso di sviluppo in 150 anni dell'unità di vita. Altri volumi, Carte d'acqua, le mappe delle bonifiche in Romagna dal XVIII secolo, passato prossimo, storie di ieri, sguardi sull'oggi e progetti per il domani del movimento cooperativo ferrarese. Il professor Tito Vendani, sua relazione si intitola Carte e progetti di bonifica secoli XVIII-XXI. Vado in piedi anch'io perché mi trovo meglio, non solo parlo in piedi, parlo anche senza il microfono. Tanto è un'aula relativamente piccola, per cui poi c'ho anche una voce un po' che forse mi aiuta e mi piace più illustrare da questo punto di vista. Io, tra l'altro, ho dimenticato da prenderlo nello zaino. Sono stato invitato qua perché tra le pubblicazioni che prima sono state dette c'è questo libro che ho fatto 2 anni fa che sostanzialmente mette in correlazione la storia delle bonifiche, che sono un pezzo dell'identità romagnola, con la visione un po' cartografica, senza entrare troppo nel merito tecnico, no, della cartografia. La carta geografica ha un fascino, è inevitabile. E quindi questo fascino, soprattutto se riferito alla carta geografica antica, che aveva tutta una serie anche di sfumature che dopo vedremo, può essere un utile percorso di indagine in questo nostro viaggio. Di cosa parlo? Io parlerò auspicabilmente un po' meno di chi mi ha preceduto, perché pare, no, che la curva dell'attenzione verso la fine cominci sempre ad andare un po' in basso. Poi alcune cose sono già state dette, quindi non mi voglio ripetere. E mi concentro sul tema delle bonifiche, che quindi ha più a che fare con la pianura che con la montagna, che è stato l'oggetto di indagine principale di chi ha parlato prima. La bonifica interseca, diciamo così, vari piani. C'è un piano di carattere tecnico che non è banale, nel senso che parliamo sempre di bonifica, almeno a livello, come dire, di senso comune, si parla di bonifica senza però aver ben presente quali erano i principali metodi, no, per realizzare questi interventi che prosciugavano il territorio. Anche perché, per esempio, nel Settecento non è che c'era l'idrovola, allora come facevano? C'erano degli altri mezzi. Aspetti di carattere sociale, il bracciantato. Il bracciantato era un insieme di persone, una fetta importante della popolazione nel gradino basso della stratificazione sociale, che chiedeva di lavorare. E quindi una serie di bonifiche vengono anche fatte perché quei signori lì non facciano la rivoluzione o l'insurrezione. Quindi era una risposta anche a dei problemi, diremmo oggi, di disoccupazione. Terzo, quegli aspetti cartografici che prima vi ho anticipato, e iniziamo subito con una carta geografica che un po' ci aiuta a focalizzare qual è il problema principale della pianura romagnola nella fase tardo settecentesca, ma in parte poi anche successivamente, prima novecentesca. Cioè ci sono i fiumi che vengono giù dall'Appennino, che si portano dietro dei detriti, e siccome arrivando in pianura le acque perdono spinta e cominciano a fare tutta una serie di meandri, questi detriti si depositano e l'alveo progressivamente si innalza, finché quando c'è un periodo un po' più di piena le acque debordano e spagliano nelle campagne. Tanto più si è nella bassa, tanto più questo fenomeno è importante. Vedete che nella zona a ridosso del confine che c'è tra la, oggi, che oggi c'è tra la provincia di Ravenna e quella di Ferrara, ci sono in questa piantina di fine Settecento delle aree allagate, si chiamavano valli,
curiosamente come quelle appenniniche, ma anche oggi parliamo di valli di Comacchio. Non è che sono in montagna le valli di Comacchio, queste aree vallive erano sostanzialmente, per intenderci, degli acquitrini, delle paludi, a seconda della stagione aumentavano, diminuivano, e era un problema, perché per fare agricoltura, per fare degli insediamenti antropici, il fatto che non sia ben distinto ciò che è asciutto da ciò che è bagnato è rilevante. Paesi come, non so, Conselice, Voltana, Alfonsine, no? Nella bassa Ravennata, nella Ravennate, erano un disastro da questo punto di vista. Per cui gli ingegneri idraulici dell'epoca, a iniziare da Leotti, detto l'Argenta, ma poi da altri più recenti, relativamente recenti, come Antonio Lecchi, cosa pensano di fare? Qual è poi alla fine il progetto che pensano questi due, che poi viene realizzato a partire da Antonio Lecchi, di realizzare un canale che raccoglie tutte queste acque vallive e portarle al mare. Anzi, prima di questo bisogna dare una sistemazione idraulica. Facendo che cosa? Inalveando il Reno, che passa da Bologna, poi gira, no, nella cartina verso sinistra, verso est, e sbagliava le proprie acque in queste valli, inalveandolo nel Po di Primaro, che è il ramo meridionale del Po. Oggi quello che è il tracciato del fiume Reno, che separa la provincia di Ravenna da quella di Ferrara, era in realtà in passato il tratto meridionale del Po, un ramo meridionale del Po. Antonio Lecchi ha l'idea di inalveare il Reno in questo braccio qua, e lo fa. Siamo nella seconda metà del Settecento. Naturalmente, che cosa succede? Che per fare questi inalveamenti, come è stato detto prima anche da Patrizia Tamburini, perché ci stiano lì dentro le acque per irreggimentarli, bisogna tirare su degli argini. E questi argini, man mano che i letti del fiume si alzano, devono essere fatti più alti. Tant'è che nella bassa Romagna ci sono in certi tratti degli argini 10-12 metri. Una cosa, un'immagine molto bella che mi ha sempre affascinato, è quella di chi dice nella bassa Romagna i pesci nuotano più in alto di quanto non volino gli uccelli, perché sono sopra gli argini, no? E qui. Qual è il problema di tutto questo inalveamento e irreggimentazione dentro gli argini? Che quando piove, l'acqua che cade nei campi non è in grado di scolare fino al mare, perché è chiusa dentro tutta questa rete di argini, quindi staglia lì. E come si fa? Allora, dicevo prima, Antonio Lecchi ha l'idea di costruire un canale che parallelamente al Po di Primaro porti queste acque basse in mare. Qual è il problema? Che questo, lo vediamo nella carta precedente, questo canale dovrebbe attraversare dei corsi d'acqua che sono arginati. E allora l'idea era quella di fare, si chiama tecnicamente una botte, cioè un sottopassaggio. Dovete pensarla come il traffico stradale, quando si incrociano due strade e non si devono incrociare i flussi di traffico, si fa o un sottopassaggio o un ponte. Qui è la stessa cosa, no? Per fare un canale che porti le acque basse, quelle che non sono dentro i fiumi, nell'Adriatico, bisogna fare dei sottopassi per tutti i fiumi, il Segno, il Santerno, eccetera, che interessano quel territorio. La nostra storia vede un anno cruciale, che è il 1882. Cosa succede nel 1882? Viene fatta una legge molto importante per la bonifica. La fa un ministro dell'Italia liberale, che è romagnolo, è di Russi. Si chiama Baccarini, e sintetizzando, che cosa comporta questa legge? Comporta un principio che oggi noi chiamiamo cofinanziamento. Cioè, mentre prima del 1882 chi voleva bonificarsi il proprio campo, la propria tenuta, doveva procedere con mezzi propri e lo Stato si occupava esclusivamente delle grandi opere di bonifica, come l'inalveamento del Reno nel Po di Primaro, che dicevamo prima,
Dal 1882 si dice: bene, il privato che vuole bonificare il proprio terreno riceve una contribuzione dello Stato, una sorta di incentivo. Questo apre una stagione, oserei dire, eroica per la bonifica romagnola, perché con questa forma di incentivo, anche piuttosto cospicua, molti privati si attivano per la trasformazione del territorio, anche perché parallelamente le tecniche sono andate avanti, quindi ci sono anche delle strumentazioni come le prime idrovore ottocentesche che danno un aiuto significativo. Qual è la critica che viene fatta a questa legge? Che sostanzialmente, per come era la società dell'epoca, si danno i soldi, cioè i finanziamenti, un po' agli amici degli amici, chi erano i grandi proprietari terrieri, le elite sostanzialmente benestanti che erano, come dire, intrecciate, imparentate di coloro che sedevano in Parlamento, evidentemente, per la società dell'epoca. Ma al di là di questo, qual è l'esito di questa stagione? Che sostanzialmente la ripresa di questa attività di bonifica riscopre la possibilità di realizzare quel canale in destra di Reno che Antonio Lecchi aveva ipotizzato, ma poi quel progetto era rimasto nel cassetto. E quindi si dice: per risolvere definitivamente l'impaludamento nella bassa Romagna si fa questo canale che porta all'Adriatico e raccoglie tutte le acque basse. È un progetto particolarmente ambizioso, una delle principali opere idrauliche del nostro paese. Dopo varie vicissitudini partono i lavori nel 1903. Dovevano durare 9 anni. La inaugurazione del 1930, quindi durano 27 anni, c'è anche una guerra mondiale di mezzo per la verità. E tra l'altro nel 1930, quando è concluso, ci si rende conto che i calcoli non erano mica del tutto giusti, non è sufficiente, va ampliato. Allora ci si mette un po' a discutere per l'ampliamento, si avvia anche qualche lavoro marginale, poi cosa arriva? La seconda guerra mondiale, che casualmente fa l'opera sostanzialmente di distruzione, per cui dopo la guerra, quando lo si ricostruisce, lo si rifà un po' più ampio, banalizzo, per essere sufficiente allo scopo, per cui sostanzialmente dopo negli anni del miracolo economico questi lavori sono completati e finalmente questo canale in destra di Reno consente di asciugare gran parte delle aree della cosiddetta Bassa Romagna e ancora oggi è una delle opere idrauliche principali del nostro paese. Parallelamente, con la legge Baccarini, questo lavoro del lavoro in destra di Reno, inizia l'epopea dei braccianti, che sono tanti, sono prevalentemente, oserei dire forse anche quasi esclusivamente, analfabeti, non sanno né leggere né scrivere, hanno una vita media sensibilmente più bassa e sono, con una bella definizione di uno studioso romagnolo che è Giorgio Cattelli, un po' i precari di ieri, gente che non ha una continuità lavorativa. Quando c'è la campagnata agricola lavora in campagna per l'agricoltura, ma poi in altri mesi dell'anno deve un po' arrangiarsi. E quindi i lavori di bonifica sono l'altro contesto nel quale operano. E perché questo bracciantato nel lavoro di bonifica è penalizzato? Perché sostanzialmente all'epoca funzionava così: quando c'era un appalto per alzare un argine, fare un canale o roba di questo genere, c'era un imprenditore privato che partecipava alla gara d'appalto. Se vinceva, cosa succedeva? Che banalmente assumeva dei braccianti, degli scagnolanti per fare quel lavoro lì. Meno li pagava e più ci guadagnava lui. C'era della gente ridotta alla fame che pur di lavorare era disposta a tutto e quindi accettavano dei salari da miseria. In questo contesto arriva un signore, che lui è romagnolo, che si chiama Nullo Baldini, che, come diceva prima il Presidente, ha un'idea.
cioè costituire delle cooperative di braccianti che come soggetto imprenditoriale istituzionale partecipano loro alle gare d'appalto. Così il profitto non va nella tasca di un appaltatore, di un imprenditore privato, ma resta all'interno di quel contesto, all'interno di quella cooperativa. Per cui il modello cooperativo romagnolo deve molto, diciamo, a questa stagione delle bonifiche e a persone come... Tra l'altro, vi volevo mostrare questa foto che è abbastanza curiosa, perché ci sono, queste sono i braccianti di fine 800 e hanno due quadri. In uno c'è Marx, nell'altro Gesù Cristo, perché uno dei problemi, no, di queste realtà erano divisioni politiche interne, perché i braccianti erano socialisti, anarchici, c'erano dei repubblicani, c'erano dei cattolici, e quindi per, come dire, mettere tutti d'accordo si scriveva sullo statuto che la società, la cooperativa era apolitica. Poi nelle foto di gruppo ognuno dopo portava il suo santino e lo condividevano. Adesso vediamo un po' di cartografia, perché è un po' il tema, no, che vi voglio sottoporre in chiusura, diciamo così, anche perché è un po' più leggero e visivamente stimolante. Io ho lavorato principalmente negli archivi di alcuni consorzi, in particolare il consorzio di bonifica della Romagna occidentale, che ha la sede a Lugo ma poi si occupa di un territorio molto più ampio, e in questo archivio, non io ma chi si è occupato di mantenerlo prima di me, è stato fatto un lavoro di catalogazione importante con delle carte geografiche, e ve ne propongo alcune così un po' suggestive. Innanzitutto vorrei partire in questo piccolo ragionamento sulla cartografia da una frase di Alfred Korzybski che diceva: la mappa non è il territorio. Io mi ricordo che quando andavo a scuola, no, veniva detto dall'insegnante che le carte geografiche sono approssimate, ridotte e simboliche. Simboliche perché andiamo a evidenziare, nucleare ciò che ci interessa per quello scopo di quella mappa. Ridotte perché è una rappresentazione del territorio, un piccolo. Approssimate perché approssimate? Approssimate veniva detto, beh, sostanzialmente perché la Terra è tonda, quando la vai a mettere su un foglio, a rappresentare su un foglio che è piatto, devi fare delle approssimazioni. È vero questo? Proviamo a fare un piccolo giochino che vi sottopongo. Dov'è la Groenlandia? Lassù, questa qua. Esatto, verde chiaro. E la Cina? Verde scuro. È più grande la Groenlandia o la Cina? Allora vediamo, io sono andato a vedere sull'enciclopedia, la Groenlandia, vedete là sopra, è poco più di 2 milioni di chilometri quadrati. Dico, va bene, andiamo a vedere quant'è la Cina. La Cina è 9 milioni di chilometri quadrati e mezzo. Cioè la Cina è grande più di 4 volte della Groenlandia. E qui non sembra mica, eh? Perché? Perché evidentemente ai poli, no, per la questione che raccontavo prima, la rappresentazione di quel territorio è, come dicevo prima, approssimata. Cioè tiene conto di calcoli, no, delle linee che compongono la latitudine e longitudine del globo, e quindi va.